Un cordiale saluto e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo partendo da San Salvo, dove questa mattina c'è stato il taglio del nastro per il nuovo stabilimento Amazon, il colosso del settore e-commerce. Si tratta di un investimento per oltre 250 milioni di euro. Le attività sono cominciate ufficialmente già questa mattina con il primo turno di lavoro. Selenia Secondi. Inaugurato questa mattina nell'area industriale qui a San Salvo, il centro di distribuzione più grande per il centro-sud di Amazon, il colosso, la Internet Company che fu fondata nel 1994 da Jeff Bezos e che è stato lungimirante nell'intercettare quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro degli acquisti online, degli acquisti via Internet. Un progetto ambizioso, 60.000 metri quadrati per 4 piani e un investimento di 250 milioni di euro. È costato l'impianto che vedete alle mie spalle, un impianto che dà lavoro per il momento a 640 dipendenti, ma che prevede di assumere nell'arco di 3 anni 1.000 dipendenti. Un impegno che è stato preso anche dalla Regione Abruzzo nella persona del Presidente Marco Marsilio, che ha parlato di un esempio di concertazione, un esempio di collaborazione, quello che ha portato oggi qui a San Salvo il colosso dell'e-commerce. Ci abbiamo iniziato circa un mese e mezzo fa e contiamo di raggiungere i 1.000 dipendenti entro i 3 anni dall'apertura. Dal punto di vista logistico, come funzionate? Insomma, come avviene l'evasione degli ordini? Allora, questo è un centro di distribuzione e il centro di distribuzione è quello che noi chiamiamo il primo miglio, ovvero il punto da cui partono gli ordini e in cui risiede tutto l'inventario di Amazon che si trova sul nostro sito. Quello che succede è che quando un ordine cade, se il materiale si trova in questo sito e in base alla distanza dal cliente finale, l'ordine cade in questo sito, viene prelevato dal magazzino e viene inviato ai centri che noi chiamiamo l'ultimo miglio, in cui poi avviene esattamente il prelievo e la consegna finale. Quindi questo è il primo miglio e arriviamo al cliente attraverso poi la consegna all'ultimo miglio. Le differenze invece con la sede che avete già inaugurato 2 anni fa a San Giovanni Teatino? Esattamente, quindi San Giovanni Teatino è quello che chiamiamo l'ultimo miglio, quindi arrivano da centri come questo, da oggi in poi principalmente da questo, arrivano le merci che verranno poi smistate sul territorio attraverso l'utilizzo di van, quindi quello è l'ultimo miglio. Noi siamo il primo miglio e San Giovanni Teatino è l'ultimo miglio. Beh, con un pizzico di legittimo orgoglio ho ricordato che la decisione sulla vendita e quindi sull'insediamento di Amazon in questo territorio è arrivata in 15 giorni, 15 giorni dopo aver ricevuto la proposta di acquisto. Noi abbiamo fatto l'alienazione del bene, l'autorizzazione ad ARAP a poterlo vendere, il parere in consiglio regionale, il confronto con le amministrazioni coinvolte del territorio. Credo che sia un record, non so se mondiale, sicuramente italiano, perché per insediamenti di questo tipo a volte si passano 15 anni a discutere e poi magari neanche si fanno, ed era la fine che fece lo stesso autoporto da cui poi trae origine questo capannone. Un insediamento che ha portato una ricaduta occupazionale significativa. E ce ne attendiamo oggi già significativa, ce l'attendiamo entro i 3 anni come promesso, come da impegni di sviluppo di Amazon. Noi attendiamo intorno alle 1.000 persone occupate direttamente in questo stabilimento, più tutto ciò che significa l'indotto. È naturale che siamo felici per aver dato una scossa importante, soprattutto in tempi di crisi economica. Creare posti di lavoro credo che sia sempre la ricetta migliore per poi combattere la povertà e creare benessere sociale. Questo benessere deve essere anche una nostra preoccupazione, anche nella qualità del lavoro che si fa, e quindi ci siamo anche confrontati per un settore che ha vissuto e continua a vivere in alcuni suoi segmenti, quello della logistica, conflitti sindacali importanti. Però la logistica è sicuramente il futuro dell'economia e del commercio, anche dell'industria.
Ed ora i numeri della pandemia nella nostra regione: sono 859 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 508.039 casi. Sono emersi dall'analisi di 729 tamponi molecolari e 2.497 test antigenici processati nelle ultime 24 ore. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456.213 dimessi guariti, più 811 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.283, più 45 rispetto a ieri. Di questi, 286 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 11 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Il bilancio dei pazienti deceduti registra invece 3 nuovi casi e sale così a 3.543. Del totale dei casi positivi, 114 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 290 in quella di Chieti, 191 in provincia di Pescara, 207 in provincia di Teramo, 42 fuori regione e 15 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Voltiamo pagina. Il 1 agosto dello scorso anno un grosso incendio investì la pineta d'Annunziana di Pescara, causando grossi danni. Ad un anno esatto dal rogo, l'amministrazione comunale ha presentato il progetto per la rinascita e fatto il punto sui lavori effettuati fino ad oggi. Paolo Renzetti. È trascorso un anno esatto dal rogo del 1 agosto scorso che distrusse una parte della riserva d'Annunziana di Pescara e oggi il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci all'Aurum ha fatto il punto sui lavori portati avanti negli ultimi 12 mesi assieme al gruppo composto da un pool di esperti. In un anno abbiamo lavorato tantissimo con il gruppo di lavoro che abbiamo creato subito dopo l'incendio, dove ci sono esperti di chiara fama. Quell'incendio è stato drammatico, quel giorno nessuno dei pescaresi che era presente in città, ma anche quelli che non c'erano, potrà scordarlo. Le mie lacrime, è vero, erano le lacrime di tutti i pescaresi, perché vedere una parte della nostra pineta distrutta è stata una cosa drammatica, però non ci siamo fasciati la testa, abbiamo cominciato a lavorare da un minuto dopo per fare in modo che la pineta potesse tornare sempre lussureggiante e bella come l'abbiamo vissuta per tanti tanti anni. Questo gruppo di lavoro ha operato per la pulizia della pineta, sta operando costantemente per seguire e monitorare tutte le attività naturali che si stanno svolgendo. Abbiamo ripulito le aree che erano state colpite dal fuoco, abbiamo riaperto una parte della pineta, abbiamo dato anche un incarico all'Università dell'Aquila che sta seguendo puntualmente questi lavori. Insomma, stiamo operando a 360 gradi, in un anno non ci siamo mai fermati, abbiamo anche installato un sistema di telecamere. Il comune, come ha spiegato il primo cittadino, incasserà 1.200.000 euro dall'assicurazione e i soldi verranno tutti utilizzati per effettuare lavori all'interno del polmone verde cittadino. Abbiamo definito, oramai siamo proprio ai passaggi finali, la questione del risarcimento del danno assicurativo e avremo a disposizione 1.200.000 euro da investire tutti all'interno della pineta per fare in modo che ci sia anche un allargamento della pineta stessa. Restiamo in argomento: tante troppe aree in varie zone della città non sono state sfalciate. La denuncia arriva dalla consigliera comunale del Partito Democratico Stefania Catalano, che parla di rischio potenziale con la siccità e di possibili roghi. Consigliera Catalano, oggi è 1 agosto, un anno fa il furioso incendio che distrusse gran parte della riserva d'Annunziana. Si guarda al futuro, alla ricostruzione, alla riapertura delle aree verdi, anche di quelle ancora attualmente chiuse, però voi avete lanciato un allarme sulla situazione in città di alcune zone dove non è stato ultimato lo sfalcio delle erbe e questo potrebbe rappresentare un pericolo. Sì, sicuramente un pericolo molto consistente e soprattutto concreto e reale. Una denuncia che proprio anche io avevo fatto su Facebook già nel periodo
insomma, di giugno, nell'approssimarsi dell'estate e del caldo, noi abbiamo visto una situazione devastante. Ancora oggi non è stata del tutto recuperata. Ci sono zone dove manca lo sfalcio, dove c'è addirittura erba molto secca. E questo ovviamente determina dei grossissimi rischi. Noi abbiamo avuto, e feci addirittura delle foto, macchine parcheggiate nella zona proprio qui della Pineta con dell'erba altissima, completamente appunto secca e quindi ad alto rischio di incendio, perché insomma lo sappiamo, basta anche mettere in moto un motore, il motore si riscalda automaticamente, può rappresentare un rischio reale. Noi ci aspettavamo già una politica diversa, soprattutto più concreta per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione. Su questo non c'è stato assolutamente nulla. Inoltre mi preme denunciare anche il ritardo con cui è stato inserito, e quindi c'è stata la delibera che ha visto la definizione e l'inserimento di quest'area percorsa dall'incendio nella mappatura regionale. Un ritardo che secondo me determinerà ulteriori criticità, per cui noi chiediamo alla Giunta, chiediamo al Sindaco di portare avanti delle azioni che siano concrete per la sicurezza di tutti quanti e soprattutto del nostro patrimonio arboreo. Cambiamo argomento, sarebbero in totale oltre 400 i posti che potrebbero essere destinati alle ammissioni di ruolo per il personale ATA tra le province di Teramo e Chieti. A farsi portavoce della richiesta all'ufficio scolastico regionale in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico è la Federazione Lavoratori della Conoscenza. Anno scolastico nuovo, vecchi problemi. Parliamo della carenza di personale che ormai da anni sta mettendo in ginocchio il sistema scolastico in Italia. In particolare nella nostra regione a denunciare questa carenza per le province di Teramo e Chieti è la FLCCGL. Nella provincia Prutina, sottolinea la Confederazione Generale del Lavoro, sono previste solo 54 immissioni in ruolo di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, ma la disponibilità è decisamente superiore. Infatti sarebbe 160 i posti che potrebbero essere destinati a contratti a tempo indeterminato. Contratto a tempo indeterminato che non ci sarà per i direttori dei servizi generali amministrativi, i cosiddetti DSGA. La graduatoria abruzzese è esaurita e il concorso non è stato bandito. Saranno ricoperti temporaneamente dai sostituti facenti funzione. Dai primi di luglio le scuole della provincia hanno comunicato all'ambito territoriale provinciale che l'organico dato non consentirà di garantire un'adeguata organizzazione. Numerose sono le scuole che, avendo tanti plessi, fino a 18, non hanno il personale sufficiente per garantire l'accoglienza, la vigilanza e la collaborazione al settore amministrativo. Non va meglio in provincia di Chieti, dove sono previste solo 95 immissioni in ruolo. Qui la disponibilità è decisamente superiore. Infatti sono 276 i posti destinati a contratti a tempo indeterminato. Uno scarto rilevante, con le segreterie scolastiche sguarnite a fronte dell'aumento degli adempimenti. Sollecitiamo l'ufficio scolastico regionale, conclude il sindacato, ad autorizzare le richieste fatte dalle scuole. Sarebbe un piccolo ristoro per programmare l'attività didattica per il prossimo anno scolastico in maniera ordinata, ricordando che la pandemia non è finita e che l'accoglienza non può essere scaricata sulla buona volontà dei singoli che hanno un impegno lavorativo di 6 ore e non indefinito. Torniamo a Pescara, dove il Movimento 5 Stelle tuona contro gli eletti pescaresi di centrodestra in Regione Abruzzo, che stanno sostenendo l'ipotesi di rinvio al 2027 dell'istituzione del Comune di Nuova Pescara. Di Renzo, attraverso un comunicato voi avete manifestato il vostro malcontento, avete criticato il centrodestra perché i tempi sulla Nuova Pescara rischiano di allungarsi e sul banco degli imputati per il Movimento 5 Stelle c'è proprio il centrodestra. Assolutamente, il centrodestra che è alla guida della regione e quindi sarà con i loro voti che dovrà passare l'emendamento che è stato visto nei giorni scorsi. A noi sembra un'operazione molto grave, ricordiamo che tra gli elettori, fra il 70% degli elettori che hanno votato sì al referendum per l'istituzione Nuova Pescara c'erano anche decine di migliaia di elettori del centrodestra e quindi bisogna che il centrodestra al governo della regione si prenda le proprie responsabilità sia per questo atto che
che mette in dubbio tutto il percorso, ma sia anche per l'immobilismo che c'è stato negli anni scorsi. Ricordo che dalla regione erano stati stanziati 300.000 euro per il supporto a questo iter amministrativo che non sono mai arrivati, e quindi è ora che il centrodestra in regione si prenda le proprie responsabilità. Presentato questa mattina a Giulianova, la regata che ha come scopo quello di sensibilizzare i temi contro la violenza sulle donne. L'iniziativa è stata promossa dalla Commissione Pari Opportunità di Teramo con la collaborazione dell'Associazione Uomini, Donne, Eroi del Mare e vedrà protagoniste tutte e sette i comuni della costa teramana, da Martinsicuro a Silvi. Tania Bonnici Castelli. Ancora una volta la Costa Teramana si unisce per una battaglia di civiltà. Il 7 agosto, domenica 7 agosto, in contemporanea alle ore 10, nei sette comuni della Costa Teramana, da Martinsicuro a Silvi, si terrà una remata simbolica contro la violenza sulle donne. L'evento è giunto alla sua quarta edizione ed è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dall'Associazione Uomini e Donne Eroi del Mare. Nei sette punti di partenza saranno piazzati dei gazebo e sarà distribuito materiale informativo sul centro antiviolenza La Fenice, sulla casa rifugio Casa Maia. Questo perché? Perché lo scopo della nostra manifestazione è sempre lo stesso, quello di far sapere a tutte le donne che in provincia di Teramo ci sono delle strutture antiviolenza gratuite, efficienti e soprattutto anonime. E ero piccolina, avevo questa passione per le stelle, per lo spazio. E ero proprio qui, non a Giulianova, ma a Tortoreto Lido con la mia famiglia e guardavamo questo grande cielo con queste stelle luminose. Io ero così affascinata da piccolina. E questo mi ha portato poi alla fine, nel mio percorso professionale, a decidere di studiare ingegneria aerospaziale e poi ingegneria spaziale. E adesso sono finita a lavorare in Germania con i satelliti. Hai avuto subito discriminazioni durante questo percorso professionale? Mi ricordo che il primo giorno eravamo una classe di 200 persone e c'eravamo 20 donne, però poi quando siamo arrivati al quinto anno eravamo una classe di 20 con 10 donne. Immagina perché? Perché le donne hanno una resistenza, una forza fuori dal comune. Come viene trattata una donna nell'esercito? La cosa bella del nostro ambito è che il volo è una discriminante a sé stante, cioè cosa voglio dire è che nel volo non esiste né sesso né età. Io sono diventata istruttore che avevo 27 anni, quindi ero molto giovane, avevo un grado piuttosto basso, ero un tenente e mi trovavo a volare con uomini più grandi di me di un grado più alto, ma una volta che si è in volo c'è chi è capace e quindi può insegnare e chi invece deve apprendere, e il volo in questo è fantastico. Il mio scopo veramente, tutte queste cose che succedono, le violenze sulle donne, insomma, mi ha un po' colpito, e per questo insomma, sono per la causa, insomma, e cerco di organizzare queste cose nel migliore dei modi, in modo che le persone capiscano e che queste violenze diminuiscono nel futuro. Restiamo in provincia di Teramo, dove la digitalizzazione tocca anche i servizi cimiteriali, e il comune di Campli ha scelto di dotarsi della Aldilap, un'applicazione utile a mappare e avere informazione sui defunti e per l'acquisto a distanza di prodotti e servizi connessi. Aldilap è un'app che riguarda il settore dei cimiteri, diverse funzionalità, la possibilità di ricercare un loculo all'interno di un cimitero, la possibilità da parte dei familiari di riscattare il profilo digitale del proprio caro, di poterne caricare la foto, la biografia, i risultati della vita. In questo profilo digitale tutti possono lasciare un commento, un pensiero, una preghiera. Non da ultimo, Aldilap permette di inviare un fiore a distanza, un biglietto commemorativo, o addirittura poter scegliere un canone periodico di manutenzione che riguarda la pulizia e il decoro del proprio loculo. Da qualsiasi parte del mondo, che siano a New York, in Giappone, o se sono un cittadino di Cambly che vivo a Cambly ma non ho tempo per curare i loculi dei familiari, ho la possibilità, con poche decine di euro al mese, avere in ordine la tomba del mio caro. Stiamo proseguendo la digitalizzazione di tutti i servizi comunali e ci sembrava opportuno cogliere
al balzo questa opportunità che ci è stata segnalata e offerta per creare un'app che permetta al nostro comune di avere dei cimiteri sicuramente più all'avanguardia, quindi non solo lavori da un punto di vista di ristrutturazione appunto dei vari cimiteri, ma un lavoro anche di digitalizzazione che sicuramente ci fa fare un salto in avanti per quello che riguarda il servizio che offriamo alla cittadinanza. Un consiglio comunale straordinario per ufficializzare Farindola capitale del Camoscio d'Abruzzo, un riconoscimento importante a distanza di 30 anni dalla reintroduzione del Camoscio nel Parco Nazionale Gran Sasso Laga. Un animale in via di estinzione, circa un secolo fa erano rimasti solo una cinquantina di esemplari di camoscio sull'Appennino centrale. Con l'operazione Camoscio, lanciata negli anni 90 dalla direzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, ad oggi gli esemplari sono oltre 3.500, sani e ben distribuiti tra i parchi della Maiella, Monti Sibillini, Sirente Velino e Gran Sasso Laga. A prendere parte in maniera attiva al recupero di queste specie animali, il comune di Farindola, sempre considerato porta d'accesso al parco. Così il gruppo Camoscio Italia ha deciso di nominare Farindola capitale del Camoscio d'Abruzzo, portandola alla ribalta internazionale. Da qui ora parte l'accorato appello a lanciare la fase conclusiva, riportando l'ungulato anche nelle altre catene montuose. Un grandissimo successo perché il futuro riporti la vita e non la morte nel nostro Appennino. Farindola capitale del Camoscio d'Abruzzo è stato deliberato all'unanimità del Consiglio Comunale questa straordinaria riconoscenza che arriva dopo 30 anni dalla prima reintroduzione storica avvenuta il 29 luglio del 1992 a cura di Legambiente e del CAI di allora. Un ringraziamento a tutti i volontari di allora che hanno contribuito alla realizzazione dell'area faunistica e a tutte le associazioni di oggi che ci aiutano a rinnovare la memoria, ma soprattutto a pianificare un futuro ricco di programmi ecosostenibili volti allo sviluppo territoriale e turistico. Un ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale, in particolare ai consiglieri di minoranza, perché hanno da sempre, dall'inizio di questo mandato, condiviso ogni progettualità volta al rilancio della nostra amata comunità. Siamo giunti alla pagina dello sport, trattative imbastite che adesso devono essere concretizzate. Il Pescara sta per accogliere Craia e Ghion, intanto si riapre uno spiraglio per Aloi. A Teramo domani invece sarà la giornata verità al TAR. Jacopo Forcella. Inizio di settimana di assoluto lavoro per il Pescara, che in pochi giorni conta di chiudere la partita mercato e consentire ad Alberto Colombo di lavorare praticamente con quello che sarà l'organico per la prossima stagione. Comincia il mese di agosto e di conseguenza anche il piede va maggiormente sull'acceleratore. Quanto seminato nei giorni scorsi ora va concretizzato, come ad esempio la trattativa che porterà il centrocampista italo-albanese Craia, che nelle prossime ore sarà in città per rendere concluso un affare imbastito qualche tempo fa con l'Atalanta e adesso alle firme. Il settore di centrocampo continua ad essere quello su cui lavorare maggiormente perché quello più sguarnito. Se Craia è un'operazione praticamente portata a termine, virtualmente conclusa anche quella relativa ad Andrea Ghion del Sassuolo, che ha concluso il prestito al Perugia e potrebbe arrivare molto presto in riva all'Adriatico per prendersi la zona nevralgica del terreno di gioco. Solo 500 minuti in Umbria distribuiti in 12 spezzoni non possono bastare alla crescita del ragazzo che in Lega Pro troverebbe un progetto calcistico di alto livello alla Corte del Delfino. Con Ghion inoltre si potrebbe pensare ad un prestito di 2 anni, ma non è finita qui, perché pare si sia aperto uno spiraglio anche per Salvatore Aloi dell'Avellino. Il problema sarebbe la formula del trasferimento, ma le ultime novità rivelano che si sta lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per questo la settimana che inizia oggi potrebbe portare novità interessanti per l'approdo in biancazzurro del centrocampista attualmente all'Avellino. La parola conclusiva spetta agli irpini, che decideranno se far partire il centrocampista e se la formula individuata può essere quella giusta per arrivare alla definizione del tutto. Altra pista da seguire con particolare attenzione è quella che in difesa riguarda il centrale della Ternana Boben. Qui la formula con i rossoverdi sarebbe quella del prestito secco e la giornata di oggi sarebbe determinante, perché potrebbe arrivare la risposta da parte del giocatore al trasferimento in Abruzzo. Poi mancherebbe un sostituto del partente Borrelli, approdato al Frosinone. Gabrielloni del Como è più di un'idea, ma la priorità adesso pare essere la mediana. A Teramo invece quella di domani sarà la giornata decisiva per il futuro calcistico biancorosso. Nella settimana che porta i calendari domani ci sarà la discussione al TAR col diavolo che spera in un
ribaltamento complessivo rispetto alle pronunce della giustizia sportiva finora sempre avverse. La strada è davvero molto stretta e il piano di salvataggio in caso di ulteriore diniego parrebbe già in cantiere. La speranza è quella di non dover ricorrere ad una strada alternativa che segnerebbe la fine del professionismo. Domani discussione e poi la decisione. Poi si potrà cominciare a pensare a bocce ferme per quale campionato cominciare a prepararsi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.